Allora, iniziamo con questo nuovo problema. Io appunto ho direttamente il fuoco e la direttrice. Tramite queste due informazioni devo andare a trovarmi questa parabola. Parabola che ovviamente, per come già si vede dal risultato, non è una parabola di quelle classiche rivolte verso l'alto, no, è una parabola, diciamo, fatta in questo modo. Questo da cosa si deduce? Cioè, perché normalmente io in una verifica, in un compito, non ho a disposizione il risultato. Quindi questo tecnicamente si deduce già da prima. La direttrice, appunto, ha equazione x meno 2 uguale a 0. Un modo di riscriverla è x uguale a 2, che praticamente vuol dire prendimi la retta per x uguale a 2. E senza entrare nei dettagli di che cosa sia una direttrice, beh, la direttrice è una retta che è posizionata in questo modo rispetto ad una parabola. Quindi, se questa qui è la parabola, la direttrice sta sempre, diciamo, distante dalla parabola. Qui c'è una distanza precisa, cioè ovviamente c'è un discorso più preciso da fare dietro, ma a noi comunque interessa sapere soltanto come sbrigarcela a livello di calcoli. Quindi, a livello di conti, la direttrice è una retta che sta così, quindi un po', immaginala così, un po' staccata dalla parabola, e se fosse stata, diciamo, così, la parabola, la direttrice la si trovava tipo qua. Quindi immagina come una retta che presenta questa proprietà rispetto alla parabola. Ora, per risolvere tutto ciò ci sono delle formule, ovviamente, che bisogna studiare. Quindi, appunto, dicevo, ci sono due formule che dobbiamo necessariamente conoscere, che sono quella del fuoco e quella della direttrice. Come facciamo a sfruttare adesso le informazioni che mi sono date per trovare questa parabola? Come dicevo nelle lezioni precedenti, appunto, per trovare la parabola io devo trovare tre coefficienti necessariamente. Quindi devo trovare A, B e C. Naturalmente qui non vediamo esplicitamente la C, però è ovvio che ci sia dal momento che ricordiamo che il delta è uguale a B al quadrato meno 4 volte A e C. Adesso vedremo come far interagire questa cosa qua. Noi abbiamo una situazione molto particolare. Abbiamo il fuoco che è nell'origine. Come si sfrutta questa informazione? Da un lato sappiamo che F quindi è 0,0. D'altro canto sappiamo che F presenta queste formule. Quindi noi dobbiamo sfruttare queste formule e adattarle alla situazione in cui ci troviamo. Quindi la prima coordinata del fuoco fa 0 e questa è proprio la nostra x del fuoco e quindi dobbiamo imporre che sia uguale a 0. Allo stesso tempo dobbiamo prenderci quest'altra che è la y del nostro fuoco, ma la y del nostro fuoco per questo esercizio particolarissimo, anche questa è 0. Quindi anche qui devo andare a concludere che sia uguale a 0. Altra informazione, la direttrice. Ecco, la direttrice per noi sappiamo che x è uguale a 2 per i conti fatti prima. Beh, dobbiamo sfruttare quest'ultima informazione. Quindi ci riprendiamo questa equazione qua e ce la andiamo a ordinare diversamente. Cioè, noi sappiamo che cosa? Sappiamo che x è uguale a 2. Quindi tecnicamente dobbiamo cancellare questa x e dire guarda che appunto noi sappiamo a prescindere che questo è uguale a 2. Quindi sono andato a sfruttarmi tutte le informazioni che adesso dovrò mettere a sistema. Vediamo come sfruttarle. Allora, il sistema può sembrare complicato, ma in realtà è abbastanza semplice. Partiamo ad esempio dalla seconda. Se io adesso vado a moltiplicare tutto per meno 2a, quindi sto facendo una moltiplicazione, che cosa succede? Che questo qui e questo qui si semplifica e quindi ottengo direttamente che b è uguale a 0. Cerco di utilizzare la stessa strategia anche per gli altri casi. Quindi, nel primo caso, moltiplicando tutto per 4a, ottengo che questo si semplifica e scopro che il mio delta è uguale a 1, perché mi uscirebbe 1 meno delta uguale a 0, porto il delta dall'altra parte e scopro che delta deve essere uguale ad 1. Per quanto riguarda questa pure, vado a moltiplicare tutto per meno 4a. In questo modo ottengo 1 più delta a sinistra e ottengo a destra
meno 8a, quindi appunto questo si semplifica da qui e si va a moltiplicare da questa parte. Ora guardiamo quello che abbiamo trovato. Un'informazione mi dice, guarda, che il delta è uguale ad 1, quindi io sfrutto immediatamente qui questa informazione, ossia che il delta è uguale ad 1, e ottengo un'equazione che è data da 1 più 1 uguale a meno 8a. A questo punto questa è 2 uguale a meno 8a, divido tutto per meno 8 e quindi ho 2 fratto meno 8 uguale ad a. A questo punto semplifico e ho scoperto che il mio a è uguale a meno 1/4. Quindi in questo modo ho che a è uguale a meno 1/4. Poi questa informazione me la tengo da parte. E b l'ho trovato immediatamente, rimane da trovare c. Quindi che cosa faccio? Risfrutto magari questa informazione qui che mi dice delta uguale ad 1. Delta in realtà vuol dire b al quadrato meno 4ac, e sappiamo che questa cosa, ripeto, deve essere pari a 1. Ma una informazione ci dice guarda che b non c'è, e l'altra informazione ci dice guarda che a è uguale a meno 1/4. Quindi qui avrei meno 4 che moltiplica meno 1/4 c uguale a 1. Praticamente meno 4 si distrugge con meno 1/4 e rimane che c è uguale a 1. Quindi sono riuscito a trovare tutti i miei coefficienti. E per come è strutturata, diciamo, l'equazione di una parabola, diciamo, stesa in orizzontale, avrei appunto x uguale a meno 1/4 y al quadrato. B non c'è e poi dovrei sommarci semplicemente 1. Questo qui è il mio c. Quindi la mia parabola adesso è questa. E quindi dobbiamo cercare di capire perché nella soluzione il tutto era scritto in questo modo. Beh, proviamo a raggiungere questa scrittura qua. Semplicemente devo moltiplicare tutto per 4. Se vado a moltiplicare tutto per 4, ottengo 4x uguale a meno y quadro più 4. Quindi stiamo dicendo appunto, riscriviamo il tutto per 4. Portiamo adesso la y quadro dall'altra parte, cioè il nostro obiettivo adesso è quello di ottenere esattamente quello che dice il risultato. Quindi portando y quadro dall'altra parte ottengo y quadro più 4x uguale a 4. Ovviamente se uno si trova all'interno di un compito va benissimo anche questa formula qui, non c'è bisogno di fare una riscrittura. Diciamo che i libri di testo utilizzano molto spesso la strategia di scrivere il risultato in un'altra forma, semplicemente perché all'interno dell'esercizio vuole che l'alunno vada ad esercitarsi ancora, perché l'obiettivo della matematica non è tanto quello di svolgere degli esercizi, ma tanto quello di farti diventare un matematico, ossia una persona che riesce a vedere degli schemi quando altri non riescono a vederli. Cioè, se il libro presenta il risultato in questa forma, indirettamente c'è l'esercizio aggiuntivo di rivedere questa equazione qua sotto un altro punto di vista, ed è compito appunto dell'alunno accorgersi e capire qual è il passaggio, quali sono i passaggi che mi fanno dimostrare l'equivalenza tra questa equazione e quell'altra. Questa cosa ovviamente ha senso all'interno di una esercitazione a casa e non ha senso a livello di compito in classe, perché uno arriva al risultato e dice questo è, non c'è bisogno di riformularlo, di riscriverlo diversamente. Quindi facendo un attimino il riepilogo di tutto, noi avevamo semplicemente questi due dati, ossia avevamo soltanto il fuoco e la retta, retta che tra l'altro abbiamo riscritto, non è una retta a caso ma è appunto la direttrice, essendo che la direttrice vuol dire che c'è una formula ben precisa per quest'ultima. Il fuoco ha questa formula qua che noi abbiamo sfruttato e adattato al nostro caso, ossia noi sappiamo che questi due qui devono essere entrambi 0 perché appunto il fuoco è nell'origine, sappiamo che la direttrice è questa, però sapendo appunto che la x deve essere uguale a 2 abbiamo fatto questa sostituzione che ci ha portato a creare questo sistema qui, che poi si
si è potuto semplificare in un primo passaggio a quest'altro sistema qui, e poi concludendo con dei passaggi opportuni siamo riusciti a dimostrare che A è uguale a meno un quarto, B uguale a 0, C uguale a 1. Con queste informazioni ci siamo ricavati direttamente l'equazione della parabola e poi, per diciamo soddisfare il libro, abbiamo riscritto il risultato in maniera diversa. E questi sono tutti i passaggi del mio esercizio.